Ma guarda, nel mondo dello sport poi variano, ciclismo, ma tutti gli sport, io credo che ci siano tre componenti fondamentali, che sia prima di tutto la passione, la seconda cosa è che un po' di sofferenza e di fatica ci deve essere, non c'è niente da fare, senza questo non si può fare sport ad alti livelli. Però devo anche dire, questa esperienza personale, ma anche in tutti questi anni che ho seguito il ciclismo e i ragazzi, anche di oggi, è che comunque tutte queste fatiche, questi sacrifici, poi durante strada facendo vengono ripagati. Quindi il ciclismo e lo sport ti dà sempre tanta gioia, tanta soddisfazione. Io dico sempre che lo sport deve essere divertimento. Si fa con dei compagni, con degli amici, ed è per questo che è bello. C'è un confronto, si discute, si ride, si gioca, si scherza. Ed è questo la cosa più bella. Poi se vengono risultati, perché è una delle possibilità, no, perché ha delle potenzialità, meglio, ci saranno altre soddisfazioni. Ma io credo che il primo insegnamento e il primo divertimento deve essere questo. Non avere degli obiettivi troppo alti, ma il primo obiettivo è quello di fare sport, che è salute, con gli amici e divertirsi con loro. Se tu hai la passione, l'obiettivo è quello di fare lo sport per cui tu sei appassionato. Poi ovviamente i risultati ti portano delle gratificazioni, delle gioie, delle soddisfazioni. Questo sì, ma il primo obiettivo, ripeto, e non è solo quello degli atleti, deve essere anche, come posso dire, un motivo principale di progetto anche per altre componenti istituzionali, che è quello di far fare e praticare sport ai giovani. Sport ai giovani vuol dire trovarsi ragazzi di 20-30 anni pieni di salute, pieni di voglia di fare, pieni di soddisfazione, e credo che questo sia la cosa principale. Poi, se strada facendo uno, ripeto, ha delle possibilità e ottiene dei risultati, tanto di guadagnato. Ma non bisogna pensare solo a quello. Prima bisogna pensare a divertirsi, a dare, come dire, un'abitudine di vita, un'educazione e dei principi. Lo sport deve avere dei valori, deve avere dei principi. Se non hai questo, sicuramente non ottieni dei risultati. Ma i risultati, attenzione, non vuole dire solo vincere le grandi cose, essere grandi campioni, grandi protagonisti, perché lo sport ti educa, ti porta avanti dei valori che sono quelli dell'amicizia, del rispetto, della correttezza. Questi sono i valori principali che lo sport e anche il ciclismo deve dare. Vado in bicicletta e ci vado ancora con la bicicletta muscolare, pedalata, non assistita. Questo vuol dire che comunque un po' di forma fisica c'è, ma non è questo il principale. Il discorso principale invece è rivolto ai giovani. I giovani che fanno sport, i giovani che hanno principi, i giovani che hanno educazione, sono dei ragazzi, sono degli uomini del futuro che sono sani come salute fisica, ma anche sani dentro.